L'Europa ancora una volta al centro della festa del lavoro, a 20 anni esatti dal raduno nazionale dei confederali a Gorizia, città di confine. I sindacati hanno scelto il Friuli Venezia Giulia nel cuore della Mitteleuropa per celebrare la festa dei lavoratori. L'appuntamento era a partire dalle 10 a Monfalcone in Piazza della Repubblica. Insieme CGIL, CISL e UIL a ribadire che alcuni temi vanno affrontati appunto tutti insieme. La scelta di Monfalcone non è casuale. Sì, Monfalcone è un luogo di confine, non solo geografico, ma di incontro di culture, di sensibilità, di etnie, di religioni diverse, una grande piazza per l'industria italiana, proprio in una fase in cui noi pensiamo serva una nuova visione di politica industriale per aiutare questo paese a consolidare la base produttiva e la capacità di produzione di eccellenza. Grazie, grazie. Resta l'amarezza per le tante continue morti sul lavoro, ultima ma non ultima, quella di Fiume Veneto, poco distante proprio da Monfalcone. Purtroppo un primo maggio triste per la UIL Veneto. Oggi siamo qua a festeggiarlo a Monfalcone, ma nella nostra pelle, nel nostro cuore, c'è l'ennesima morte sul lavoro che è accaduta ieri. La sicurezza sul lavoro per noi è elemento fondamentale e non molleremo mai, perché il nostro obiettivo è creare cultura della vita. Oggi è anche la festa dei lavoratori, la festa delle lavoratrici. Noi siamo qui per rimarcare i diritti e i lavori che noi abbiamo fatto fino adesso e nello stesso tempo però renderci conto che c'è un mondo che sta cambiando, un mondo che ha bisogno di inclusione, un mondo che ha bisogno di diritti e noi qui, tutti insieme, siamo per tenere alta la barra. Bisogna azzerare i morti sul lavoro, ridurre gli infortuni, contrastare le malattie professionali. Questo significa chiedere al governo maggiori misure, maggiori provvedimenti, più verifiche e controlli nei luoghi di lavoro, più assunzioni di ispettori e tecnici della prevenzione, più investimenti sulla qualità dell'impresa, da saldare poi con un grande piano sulla formazione e sulla prevenzione, cominciando a parlare di salute e sicurezza già sui banchi di scuola. E poi c'è l'Europa con le elezioni vicine che diventano un motivo per chiedere maggiore protagonismo nella ricostruzione di un futuro all'insegna della pace e della giustizia sociale, partendo anche da una risorsa insostituibile, i lavoratori immigrati. Sono una grande ricchezza, un grande contributo che danno alla crescita, allo sviluppo dell'economia italiana. Dobbiamo regolare gli ingressi e fare un grande, forte investimento sulla formazione, a cominciare dai luoghi di residenza, dai luoghi di origine.